Ragazze, buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Buongiorno, anche se in realtà è già pomeriggio, anzi, tra poco devo mettere Alessandra a fare la nanna. E niente, però ci tenevo a iniziare già un vlog per domani. Oggi, vabbè, adesso voglio stirare delle cosine, adesso vi spiego un po' i programmi. Ah, Riccardo è a lavoro, poi passerà verso sera, più o meno per le 6:30, perché dunque, esce da lavoro alle 6, però tra una cosa e l'altra deve passare a fare benzina, deve passare da Lidl e poi verrà a prenderci. Perché stasera, oggi è sabato, voleva portare i bambini al McDonald's e quindi faremo questa scampagnata serale, anche perché non ce n'è McDonald's qui vicino, quindi comunque dobbiamo fare un po' di strada. E ci faremo un giretto. Adesso vediamo se lo convinco anche a farci un giro ai laghi, visto che sera non fa tanto freddo, cioè non fa tanto freddo, non fa tanto caldo, non ce la posso fare. E quindi niente, volevo stirare queste cosine qua che appunto avevo steso, che si sono asciugate, dei completini per i bambini. Questo ad Ale piace molto, il pantaloncino, quello lì del completo di Elsa, che è questo qua. Aspettate che è al contrario, ma questo qui, se vi ricordate, quindi glielo volevo stirare. A Fede piace molto questo completo qua. Poi vabbè, ci sono quelli nuovi, però avevo steso questo, quindi gli stiro questo. E poi per me niente, devo stirarmi il pantalone, è già stirato, mi stiro giusto questa maglia qui con la scritta Hogwarts, molto semplice, però almeno così abbiamo già i vestiti pronti per le 6:30, 7:20 che Riccardo verrà a prenderci. Quindi niente, mi stiro queste due cosine, poi vado a far fare un riposino ad Ale, se no stasera veramente ci farà sclerare tantissimo, perché poi è stanca, quindi è nervosa. E poi niente, il resto ho già fatto tutto stamattina, ho fatto un bel po' di pulizie, ho fatto un lavoro che dovevo finire, vi ho messo il vlog alle 2 perché stamattina, ieri sera, ragazze, ero distrutta, veramente distrutta. Ieri è stata una giornata molto molto pesante perché è la giornata del vlog precedente a questo dove non ero stata bene, quindi ero veramente cotta e quindi non ce l'ho fatta neanche a montarvi il video, quindi l'ho finito stamattina e ve l'ho messo alle 2. E mi sa che questo farà la stessa fine domani. Potrei fare che il sabato e la domenica li faccio uscire al pomeriggio, così sono un attimino più tranquilla. E poi durante la settimana sempre alle 7. E basta. Quindi detto questo, io ecco un'altra cosa che devo fare, magari dopo che Ale dorme la vengo a fare di qua con voi. E mettere via dei pantaloni di Fede, perché l'altro giorno non siamo riusciti a finire. Vi ho fatto vedere tutti i sacconi dei vestiti che abbiamo messo sotto vuoto. Le coperte, ci sono le coperte, ci sono i piumoni, un sacco di roba. Abbiamo messo sotto vuoto, è tutto in ordine negli armadi. Però ci sono ancora dei pantaloni invernali di Fede, quelli di Alessandra abbiamo già tolti tutti. Ci sono ancora dei pantaloni invernali di Fede e le maglie invece sue le abbiamo anche tolte tutte, però non ci stavano più e quindi ho ancora due sacchettini piccoli, ma Riccardo ne vuole comprare degli altri. Sinceramente, per 20 euro 8 sacchi è un buon prezzo. Questi sacchi sottovuoto costano tanto. E poi ci è piaciuto perché ha due valvole, una di sicurezza, da schiacciare rossa, più il tappino da avvitarci sopra. Comunque dopo ve lo faccio vedere se vi può interessare. E basta, quindi sicuramente le due cose che devo fare, sono queste, stirare e fare i due sacchi. Niente, ci vediamo dopo.
sempre la solita Arietta meravigliosa, meravigliosa proprio. Allora, mi devo dare una mossa, ma proprio una mossa. C'è l'orologio giù perché Fede me l'ha messo in carica, perché tipo 3 giorni che non lo uso e mi sento persa senza sto orologino che fa tutto veramente. Posso anche rispondere al telefono da lì, proprio parlare, tipo Eikit, sapete, no? La macchina Eikit, vieni a prendere, ecco. E quindi, e vi sono piaciuti tanto questi orecchini qua, quindi magari li rimetto, che dite? Anche se mi sembrano un po' troppo, non so, perché poi qua ho tante altre cosine un po' buttate lì, dovrei fare un controllino. Però più che proprio l'orecchinazzo, volevo giusto un punto luce, tipo questo qua. Devo rifarmi anche le unghie, non vedo l'ora di farmelo. Un punto luce, ecco, questi qua, piccolini, più fini, no? Il giorno mi devo mettere lì e sistemare sto portagellini. In realtà potrei anche buttarlo. Mi spiace perché un ricordo, l'avevo preso in centro a Torino con Riccardo, solo che una volta mi è caduto e si è spaccato il vetro che c'era qua, perché era caruccio, c'aveva anche il tipo un diamantino qua che tiravi su. Peccato. Appena me ne comprerò un altro lo butto, perché è brutto, è rovinato. Ecco. Che poi io in realtà qui ho un secondo buco che avevo fatto in una gioielleria tanti tanti anni fa, quando non si usava fare proprio andare dal piercer e farselo con l'ago, si usava con la pistola ancora. E anche questi che mi hanno fatto da bimba, avevo 5 anni con la pistola. Una volta non c'era col lago, cioè non mi ricordo, ma non lo so, ero troppo piccola. Però questo secondo qua me l'ha fatto troppo in basso, cioè rischio a mettere cose pendenti che mi si... cioè me l'ha fatto proprio male male. Però a rifarlo ormai il segno ce l'ho, quindi mi passa un po' la voglia. E boh, tanto il... la base che ho fatto stamattina mi sembra ancora bella, non mi convincono molto i capelli, solo che ne ho sciolti, adesso non mi va perché non è ancora buio, ma non è neanche giorno, cioè non è né sera né giorno, è una via di mezzo, proprio poi alle 6 c'è ancora il sole, però se non c'è ancora il sole il capello sciolto in casa riesco, fuori no, cioè al sole no. Aspettate, gli dico: vestiti, vieni a vestirti. E quindi due minuti esce Riccardo da lavoro, però il tempo che fa queste commissioni penso di avere ancora una mezz'ora. Sto tra un po', dovrei anche tagliare questo qua. È da tagliare, io ancora non l'avevo tagliato. Voilà. Ah. Andrebbe fatto con la maglietta non indossata, ma vabbè. Boh. La ripassatina di mascara. E poi metto un po' di blush che non l'ho messo stamattina. Poi non è blush, ma è un ombretto che non userò mai sugli occhi perché è troppo rosso, e quindi lo uso come blush perché sembrerei un vampiro con degli occhi così rossi. Di colorito, e gli occhi sono ancora belli, metto giusto un po' di rossettino.
Mi piace. Come dice Jim Carrey, mi piace. Vabbè. Il mascara non lo metto perché tanto... Adesso un po' mi piacerebbe provare le ciglia finte, sinceramente, perché ho sentito che in tanti dicono che così non ti devi truccare, cioè tipo la linea di eyeliner, perché già ti volumizza l'occhio. Mi piacerebbe provarle almeno una volta, poi magari mi trovo anche male. Tra l'altro sono contentissima perché domani arriva una cugina per me da Amazon, che volevo prendermi io, ma Riccardo ha voluto anticiparmi lui, cioè mi ha anticipata e quindi me l'ha presa lui. Sono contentissima, vedo l'ora che arriva e quindi vedo l'ora di mostrarvela. Non è una collaborazione, me l'ha regalata lui, appunto. Non lo so, voi che dite, perché non mi potete rispondere? Che faccio? Il fatto è che dopo che faccio ste code, sti pucci, no? Mi rimangono un po' schiacciati qua. Andrebbero volumizzati un po' qua su, tipo così. No, così è troppo, così. Che dite? Facciamo così. E via. Poi il mio profumo preferito. Buonissimo, lo amo alla follia, me l'hanno regalato i miei per il mio compleanno, sanno che sono patita per quel profumo, penso sia il mio profumo preferito da quando avevo tipo 8-9 anni, perché una ragazza che conoscevano i miei, che avevo conosciuto anch'io, aveva quel profumo, da lì mi sono innamorata e quindi... Non reggerà mai questa molletta, infatti devo trovarne un'altra. C'è questa. Questa è fantastica perché è una ma è doppia. Ed è fantastica, poi meglio di questa che è azzurra, non è nera. E si abbina a come sono vestita. Tra l'altro mi piacerebbe a breve, appena ho pagato l'assicurazione della macchina, prendermi qualcosa su Shein. Non ho mai comprato su Shein, ho paura io di comprare online perché non lo so, per le taglie che non corrispondono, non lo so. Non sono mai tranquilla con le taglie, io devo provarle le cose. Vabbè, che dite? Va bene, dai, lascio sciolti, tanto c'è vento oggi qua, non fa caldo. Patatina. Patatina patatosa. Buongiorno. Buongiorno. Pronto, terra chiama. Bubi. Amore, ci sei? Sei tra noi o stai ancora sognando? Oh Maria, sto ancora sognando. Amore, è in coma. Ma dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Ciao, ciao. Patatina, andiamo, dai, ci vestiamo. Andiamo.
Ci conviene stare qua, almeno all'ombra, mentre lo aspettiamo, no? No. Qua è tutta ombra. Perché là poi è il sole, amore. Come facciamo? Dobbiamo rimettere bene la molletta. E ho dato già una bella lavata a terra, a casa, non ho più voglia di stare lì a aspettare, quindi siamo usciti. Così stasera non devo più fare niente, ho già lavato a terra, ho fatto tutto, sperando di non trovare danni, ma non penso. E niente, loro giocano con le noccioline. Cosa sono? Noccioline? Sono quelle là, i gusci. Che sembrano i cervelli. Ma non è, ma è una formica, amore. Vabbè, niente, aspettiamo qua, almeno c'è la dieta fresca, c'è la dieta all'ombra. Mi ha chiamato Riccardo, che sta arrivando. Mi ha fatto morire perché mi ha chiesto come si sono comportati oggi. Che domande sono? Come tutti i giorni, come tutti i giorni, stessa storia. E niente, dai, tanto tra poco arriva, così spostiamo il seggiolino dalla mia alla sua, perché senza quello è un po' un problema per Bubi, più che altro perché lui ha rialzo, ma ancora per poco, perché non gli serve ancora per tanto. Bubi è il rimbombo della strada. Ciao casetto. Benzinaio conveniente. Ciao! Ciao! Saluta, amore! Ciao! Che ciao con la manina! Ciao! Hello! E niente, giù i piedi dal sedile. Ma dov'è papà? È qua che fa benzina. Frozen ormai fa parte di noi. Arrivati, abbiamo parcheggiato e mentre Ricky è andato a prendere una bottiglietta d'acqua, noi perché dalla Ale aveva una sete pazzesca. Noi stiamo facendo un salto da Arca Planet perché ho paura che poi dopo sia chiuso, perché Aaron ha rotto la cuccia. Ebbene sì, l'ha bucata. Ma davvero? Vieni, vediamo le cucce di qua. Anche un cuscinone possiamo prendere. $64.90. Possiamo chiedere se hanno i pacchi convenienza. Fai vedere la cuccia. Gira. Ta-dan. Questa per Aaron, che è antigoccia. E questa per Nala. E poi stavamo guardando qualche sfizioseria, ma... Vai a chiedere se hanno qualche pacco. Tornati. Ecco Aaron che ha sentito il nostro ritorno. Guarda che bella la lucina accesa, eh? Carina. Siamo noi, Aaron. Siamo noi. Sì, abbiamo un po' di cose da farvi vedere. Un po' di cose in mano. Allora, tornati a casa. Sono pienissima, ho preso solo un menù normale.
Siamo tornati e abbiamo portato le due belve a fare una passeggiata tutti insieme, così abbiamo fatto due passi per digerire, perché al McDonald's vi segnalo che ci sono i teli mare, cioè li prendevano veramente tutti, sinceramente 2,50 euro, mi pare si possa prendere anche senza l'Happy Meal. Adesso chiedo poi a Riccardo, che è lui che ha smanettato col computer per ordinare. Comunque credo abbia preso le due colorazioni che c'erano disponibili, adesso chiedo. Ah, ce n'erano 4. Ah, 4. Allora ci sono 4 tipi di teli, dei Minion tutti. Tutti dei Minion. Siamo andati anche da Arca Planet perché Fede mi ha fatto notare oggi che Aaron ha bucato il sotto del cuscino centrale della cuccia. Il problema è che non si può cucire, perché quello lì l'avevamo preso dai cinesi quando è proprio il primo giorno che l'avevamo preso. Infatti un po' mi dispiace che l'ha rotta, però tanto iniziava a essere piccola, come vi accennavo già in qualche altro vlog, sta crescendo veramente tanto, cioè me ne accorgo io che ci vivo, chi ci vede di meno quando arriva dice mamma mia, cioè raddoppia proprio di mese in mese. E quindi serviva comunque una cuccia più grande. Questa in teoria gli dovrebbe andare bene per, cioè, fino alla sua grandezza definitiva, perché è veramente grande. Poi comunque abbiamo scelto il cuscino in maniera che anche se esce un pochettino se la farà andare bene lo stesso, anche perché costicchia. E per non essere da meno l'abbiamo presa anche a Nala. Adesso ve le faccio vedere tutte e due e poi vi apro anche i teli, che così se siete interessati. I teli tra l'altro 2,50 euro, si possono prendere, quello che volevo dire, anche se non hai preso l'Happy Meal? Non lo so, non ho chiesto. Perché mi pareva che alla fine hai dovuto dire no, perché lo potevi prendere comunque. Sì. Boh, no, mi pare sia per tutti. Comunque adesso ve lo apro e ve lo mette qua sul tavolo, così vi fa vedere il primo. Ecco, bravo. Aspettate. Allora, questo qui è il primo, con Aaron che snuffia, molto carino questo. E poi qua c'è il secondo. E questo mi pare sia quello di Fede, quello, non lo so, ne ha scelto uno più femminile, io non li ho neanche visti, sinceramente. Ha scelto tutto lui. Ha fatto tutto lui. Nel frattempo che aspettiamo dal valletto il secondo telo, vi faccio vedere. Aspettate, perché forse è già pronto il valletto. Ah, che carina! La Minion femmina con il fiorellino sui capelli. Ah, c'è anche il coso, sembra quasi che ha la cosa da cucina sotto. Mo puoi togliere, c'è anche i capelli lunghi, spettacolo, proprio per Bubi questo. Che Gru diventa cattivissimo. Papai? Ah, papai. Allora, siamo andati, vi dicevo, da Arca Planet e abbiamo preso questa qua per Nala, guardate che carina, con le stelline proprio da notte, perché ci sentivamo in colpa a non prenderla anche lei. In realtà lei le ha, il problema è che comunque si usurano anche le sue, quindi mi ha detto vabbè, prendiamone una, almeno una delle due gliela cambiamo. Questa qua costava 39,90, quindi 40 euro, ma era tutto scontato, di questa marca qua, d'Arca Planet, non so se è così in tutte le città, ma è scontato, della Love D. Del 25%, è Made in Italy, è un ottimo prodotto, mi ha consigliato appunto la signorina, la commessa che lavorava lì. Questa l'abbiamo presa con i bordi perché Nala, avendo 7 anni, è sempre stata abituata a avere cucce con il bordo, però Aaron abbiamo visto che molto spesso si prende, si tira via il cuscino, se lo sposta, si mette un po' ovunque, quindi gliene frega ben poco. Ma soprattutto che... si sbacca coscia. Esatto, a differenza di Nala che si mette a salsiccia, cioè proprio arrotolata su se stessa, lei bastano spazi piccoli. E quindi arrotolandosi le piace il bordino, perché lei si appoggia proprio, abbiamo notato questa cosa e quindi gliel'abbiamo presa fatta così. E questa è quella di Nala, invece quella di Aaron è, non riesco neanche a inquadrarla, è veramente enorme, con scritto Original Dog e questo mega cane, aspetta, si vede, ecco, abbiamo sempre il valletto che è veramente enorme, cioè penso sia lunga come il tavolo, no, forse un briciolo meno, ma comunque veramente grande. Cioè, guardate che roba, e con questo cane che fuma la pipa. Questa qui invece è costata, no, ecco, è super morbida, come potete vedere, regge anche dei pesi infiniti.
Cosa c'è? In che senso? Sì, sapete che lui sempre è nudo d'estate. Ti levi! Allora, questa qua invece è costata. Ecco. Questa qua invece è costata, cioè sarebbe costata 52,90, anche questa con il 25% di sconto, ma visto che comunque non è più capitato, però non si sa mai, è un cane comunque grande, quando beve comunque bagna eccetera, questa qua è idrorepellente e waterproof, è tutta sfoderabile, sempre della Lovedì, sempre made in Italy, bla bla bla, e si può sfoderare. Aspettate se trovo. Eccola qua. Io mi sono assicurata questa volta che fosse sfoderabile, e cosa soprattutto importante, che quando apri la cerniera sotto non c'è direttamente il riempimento come in quella che avevo preso. Riempimento lento. Quando è arrivato, insomma, l'abbiamo presa un po' al volo, non siamo stati tanto a guardare perché avevamo fretta, però questa qua è sfoderabile, è idrorepellente e waterproof, quindi tanta tanta roba. È anche un bel materiale resistente, quindi non vediamo l'ora di dargliela. E basta, queste sono le due, i due acquistoni che abbiamo fatto. Comunque tutte e due 69, sentite il tono caliente. 69. Quindi tutto sommato, se pensate che l'altra non sfoderabile l'avevo pagata a 40, insomma 69, ma tutte e due non è niente male, contando anche quanto è gigante questa. Cosa faccio? Faccio vedere le cucce. E io ma tanto ho finito. E niente, invece queste qua, questa qua piccolina non è sfoderabile, ma perché Nala comunque è grande. Questa qua piccolina non è sfoderabile, ma per scelta, nel senso che sarebbe costata molto di più, e in più Nala non fa casini, cioè di lei siamo sicuri, quindi, e poi piccolina si lava in lavatrice tranquillamente. E la cosa che mi piace molto è che sotto, guardate, non so se rende, ma è tipo plasticata, è proprio di plastica, quindi sotto super wow. E niente, questi sono stati gli acquistoni, siamo morti, però insomma almeno lui ha fatto il pieno di benzina per andare al lavoro in un posto dove qua non esiste così economico. Ciao! Saluta. Ciao. Saluta bene. Ciao. E buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Sei divertita anche se hai fatto un po' la monellina? Sì. Meno male. Va bene. E ti sei divertita, mamma è contenta, nonostante tutto. Anche Nala vi saluta. Nala, cosa vuoi dire? Sei contenta che ti abbiamo preso la cuccia? Ecco, qua arriva subito il geloso della situazione. Stai calmo, stai calmo. Stai calmo, guardatelo, cioè, ma ti rendi conto del quanto sei ridicolo quando fai così? Io vi saluto, ciao, faccio più. Ho bisogno di bere. Anch'io. Buonanotte, Sagnidaro. Ciao. Ma no. Io vi saluto, vado avanti. Fede mi chiama Delfino. Lui mi chiama Uccellino. Perché orca assassino mi pare brutto. E squalo scassamica pure. Beh. Buonanotte! Oh, quello per me è una prerogativa. Aaron, ti piace la cuccettona nuova? Nala! Brava, gliel'hai messa? Sì. Nala, vieni a vedere il tuo nuovo lettino, vieni! Nala! Vieni con me! Ti piace? Mi piace tanto! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti, che bello! Ti piace? Sembra che sorride! Sei felice? Certo, sì sì. Grazie mamma, grazie papà, grazie a tutti. Prego, di niente. Guarda come scodinzola. Ah, mi piace da scavare. Ma no. Smetti, la gelosone. Aaron. Grazie, grazie. Grazie. E la cuccia ce l'ho io. Oh, ti piace la nuova cuccia? Ti piace? Sei contenta, eh?
Sofì, ti prego. Grazie. Ti prego.